Aniello Daniele Barbetta non era a Roma il giorno dell'omicidio di Silvio Fanella, cassiere di Gennaro Mokbel, e per questo presumibilmente a conoscenza del nascondiglio del tesoretto relativo alla maxifrode e ai danni di Telecom, Sparkle e Fastweb. I suoi legali hanno presentato documentazione atta a scagionare il Rionerese, che è tornato in libertà. Ad esporlo il GIP del Tribunale di Potenza, Merigo Palma, che ha così confutato l'atto di accusa dei PM Cascino e Jelau della DDA di Roma. Interrogato dal giudice, Barbetta si è avvalso della facoltà di non rispondere, così come ha fatto Roberto Macori, ritenuto il mandante del tentativo di sequestro del 2012. Silvio Fanella è stato ucciso il 3 luglio scorso, forse nel tentativo fallito di un nuovo sequestro che avrebbe previsto l'obbligo di rivelare il luogo in cui era nascosto il tesoro della frode da 2 miliardi di euro ai danni di Telecom, Sparkle e Fastweb. Un tesoretto che è stato rinvenuto dopo l'omicidio nell'abitazione di campagna del Fanella e che consiste di fatto in 249.000 dollari, 245.000 euro e in 34 sacchetti contenenti diamanti e preziosi oltre che orologi di livello. La pista lucana che si legherebbe ai Cassotta, secondo gli inquirenti, sarebbe avvalorata dalle analogie tra il tentativo di rapimento del 2012 e l'omicidio dei giorni scorsi, in cui hanno avuto un ruolo fondamentale due presunti finanzieri che avrebbero mostrato falsi tesserini al portiere dello stabile della Camilluccia in cui abitava Fanella e che sarebbero così riusciti ad ottenere il permesso di arrivare all'abitazione della vittima. Ci sarebbe anche un'intercettazione tra Barbetta e l'altro arrestato, Giovanni Plastino, in cui si sarebbe detto che i due finanzieri avrebbero simulato un vero arresto, tanto che, come riportato dal Tempo, sarebbero stati rinvenuti dagli inquirenti anche alcuni documenti cartacei con lo stemma e l'intestazione della Guardia di Finanza.